Guattai a tutti, Churum, e benvenuti da Jigrina in questo nuovissimo e probabilmente ultimo episodio su Resident Evil 2. Vediamo ragazzi se per questo probabile finale riusciamo a raggiungere almeno gli 80 like. Io non immaginavo che fossi così vicina alla fine, me l'ha detto qualcuno di voi ovviamente nei commenti all'ultimo episodio. Mi avete anche detto che ormai non si può più tornare indietro, nel senso che adesso che ho acchiappato il virus G purtroppo si è attivata l'autodistruzione e quindi non ci resta insomma che andar via, che procedere. Quindi quello che mi avete consigliato è di armarmi per bene, di prendere più cure, più armi possibili insomma, e di procedere così. Per cui non perdiamo più tempo ragazzi e andiamo a continuare. Ok, infatti eccoci qua ragazzi. Prendiamo tutto quello che magari c'è qua intorno, se possibile, e vediamo un po'. Allora, il braccialetto comunque penso mi serva ovviamente per aprire le porte che mi separano da Ada. Dopodiché ragazzi, allora probabilmente direi di depositare questo affare qua, depositare questo, vedere che armi posso crearmi ragazzi. Direi di combinare appunto questa polvere da sparo gialla con questa polvere da sparo grande per crearmi ovviamente delle munizioni per fucile. Dopodiché abbiamo ancora una polvere da sparo grande e una polvere da sparo normale, per cui direi ovviamente di combinarle, tanto a questo punto ragazzi non possiamo farci più nulla, possiamo combinarle appunto con queste, per cui abbiamo diversi colpi ragazzi a nostra disposizione. Direi che non è che siamo messi proprio malissimo, ma magari adesso qualcuno di voi mi sta per scrivere: ma povera illusa, brutta cretina che non sei altra. Allora, penso che non mi resta che portare con me anche quest'altro combustibile. Per fortuna una buona parte se combinata con quello che avevamo già qui, però speravo di avere almeno altri due slot liberi effettivamente per poter portare con me un altro spray medico, perché non si può mai sapere, ma avete detto di prepararmi proprio in maniera potente. E vorrei combinare due piante verdi, però ragazzi così non mi è possibile. Allora aspettate, facciamo così, depositiamo un attimo sti due affari. E prendiamo due piante verdi, tanto è quello che ci interessa adesso, penso proprio. Combiniamole con questo, dopodiché prendiamo uno spray, uno degli spray che ho lasciato. Ah, avrei voluto portare una cosa in più, sinceramente, una cosa curativa in più. Io a questo punto non so se effettivamente questo coltello qua potrà essermi utile ora come ora, perché si tratta più ragazzi di un'arma per il corpo a corpo, quindi siccome penso che non avremo a che fare con nemici che possiamo sfidare corpo a corpo, magari azzarderei ragazzi a depositare questo per portare con me un altro spray medico. Adesso già immagino che ci saranno le polemiche in commento del tipo: ma no, avresti potuto fare così, avresti potuto fare colà. Ragazzi, giocare insomma comporta che ognuno gioca come vuole, diciamo così, e quindi so che probabilmente adesso starò facendo un qualche errore, cioè qualcosa che potrebbe essere considerato un errore, però io non conoscendo il gioco ragazzi dico che penso di stare bene così. Per cui direi che siamo pronti ragazzi per andare via. Io salverò la partita ovviamente e niente, incrociamo le dita e preghiamo il cielo che vada tutto bene ragazzi. Posso andare via credo, anche se purtroppo temo che qualcosa di estremamente spiacevole succederà. Ovviamente se mi avete avvisato di fare attenzione. No. No, di nuovo no. Ancora. Levati, è mio. Deve finire qui. Ma che ti spari? Perdonami, Will. Non mi hai dato altra scelta. Ma che cazzo?
Lo hai chiamato William. Perché? Perché è finita così? È soltanto colpa della Umbrella? Sei una di loro. E non sei coinvolta in tutto questo? Sì. Ma tutto questo non sarebbe dovuto accadere! Allora raccontami. Fin dall'inizio. Non lo avrete così facilmente. Mio Dio, William, che cosa hai fatto? Tu hai creato questo mostro. Abbiamo creato il virus, ma non immaginavamo. Non trovare scuse inutili. No! Sei tu. No! No! Scusate ragazzi, piccola interruzione, continuiamo. Che cosa fai? Non possiamo farlo scappare! Eh sì, intanto io rimango qua. Okay. Madre mia. Finiamola. Oh mio Dio, è la sua ultima forma. Oh. Ok, suppongo di dovergli sparare agli occhi, no? Ovviamente, suppongo che sia quella là il suo punto debole. Oddio! Madonna, Gesù. Ok, questa cosa è... Stiamo veramente scherzando. Mio Dio. Ok, ne ha uno dietro la schiena. Ci picchia. Oddio. Che fanno sti qua? Ah, ci stanno, ragazzi, degli oggetti che... possono esserci utili! Aiuto! Oh! Dove caspita ce l'hai l'altro occhio, tu sei maledetto! Eccolo là! Ok, ecco qua, gli devo sparare qua, ragazzi, usiamo questa! Che schifo che fai, madonna mia, ragazzi, è veramente schifosissimo, eh! Oddio, sei pure arrabbiato. Forse può anche essere che tu abbia ragione, eh. Però, amico mio, cioè, sono 20 anni che cerco di ammazzarti e non ci sono ancora riuscita. A ci picchia. Oh, all'occhio. Oh, merda. Ok, questa cosa non buona, eh. Non buona. Oh, merda. Non buona. Mio Dio. Oh, mio Dio. Gesù, Giuseppe, pure Maria. Aiuto! Oh mio Dio, che gli sta succedendo? Ok, è assolutamente rivoltante, ragazzi, questo è poco ma sicuro. Cioè, l'hanno pensato bene, sto boss, perché... Oh mio Dio, che cosa ci puoi fare con quello? Oh, porca vacca. Ok, aia, porca vacca, miseria. Aiuto. Vabbè, girati di qua per favore. Benissimo. Fantastico. Oh, ma non lo vedi che macello che stai a combinare? Come pensi di pagarli tu i danni? Oh, stavo scherzando. Ci penserà la sorella. Oh. Devi dare una cavolo di calmata a cipicchia. Che asco. Che schifo. Chissà perché non credo sia finita qui. Sarebbe troppo bello per essere vero, no? Isolamento terminato. Minaccia neutralizzata. Ah sì? Attenzione. Una granata stordente. E cos'altro abbiamo qua? Vediamo un po'. Combustibile, mi viene bene, dai.
Direi proprio di sì, vediamo se c'è qualche altro oggetto. L'ascensore di servizio è ora in funzione. Ah sì? Davvero? Posso utilizzarlo? Ma se questo scemo ha spaccato mezzo mondo, ci picchia. Vabbè, ah, aspetta, qua c'è un altro oggetto. Buono, questo sì mi piace. Ok. Perfetto, ricaricato anche quest'arma. Qua abbiamo altri colpi per fucile, anzi per pistola, scusatemi, che ci vengono bene. Oh, ci abbiamo un po' di rifornimenti qua in giro, ragazzi. Qua c'è uno spray medico, altri colpi per fucile. Vabbè, direi un attimo, ragazzi, di liberarci un secondo uno slot, perché vorrei prendere quest'altro spray medico effettivamente, perché ne userò uno adesso. Ok, so che forse avrei potuto aspettare un po', però va bene così. E dopodiché vediamo se c'è qualche altro oggetto. Qui ce n'è uno. Una granata stordente, ragazzi. Ovviamente non mi permette di portarne più di tre alla volta, vorrei pure vedere. Ma qua ci sono ancora altri oggetti, tra cui questo. Ammazza. Vabbè, ragazzi, un sacco di colpi per pistola. Io penso che siamo a posto così. Penso di sì, dai. Andiamo di sopra. Per fortuna che hanno rimpolpato un pochettino le nostre scorte. Questa scema di sicuro morirà presto, perché mamma mia, è profonda. Ma le ha tipo spezzato la schiena, ha fatto crack. E fa male, cane. Fidati. Posso immaginare. Senti, riguardo prima. Non so se credere. Promettimi che distruggerai il campione del G. No, è una prova. Ci penserà l'FBI. Ti fidi di quella stronza? Che cosa vorresti dire? Lei non è dell'FBI. È una mercenaria. Lo vuole vendere. Il virus G andrà al miglior offerente. No, stronzate. Spero sia così. Ma se il virus finisse nelle mani sbagliate, non... Ok, questo che ha detto è stata una gran bella rivelazione, ragazzi. Perché se dovesse essere vero, vorrebbe dire che Ada appunto cercherebbe il miglior offerente per vendere il virus G e guadagnarci. Per cui, a chi diamine dovrei credere? Ok, qui c'è la polvere asparo gialla, ma tanto non posso prenderla. Oddio, ragazzi, a chi credere? A chi credere? Non lo so. Non so, ragazzi, veramente adesso che mi ha instillato sto dubbio qua, siamo nella cosiddetta cacca pupù. Perfetto, allora qua abbiamo la cassa, ragazzi, per cui potrei approfittarne per fare qualche cambiamento, ma penso che adesso andrà bene così. Attenzione, mio Dio. Andiamo via. Ok. Che sì, ho capito. Però... ah, eccoti qua. Ma guarda un po' il caso. Stavo giusto pensando a te. E io a te. Mi stavo preoccupando. Siamo una bella squadra. Ma una domanda. La via è libera. Ti prego, dimmi che ce l'hai. Oh, ma certo. Controllo se ha il campione giusto e possiamo andare. Sì, ma prima. Ho incontrato Annetta. Dice che non sei dell'FBI. No, Leon. Perché non vuoi darmi il campione? Ho provato. Quindi questa è una conferma. Credevo di potermi fidare. Mi dispiace.
Speravo davvero non finisse così. Allora è vero. Ero solo una pedina per te. Faccio solo il mio lavoro. E io il mio. Abbassa quella cazzo di arma! Sei in arresto. Dammi subito il campione, Leon. O ti farai male. Spara, mia buona. Se ne sei capace. Questa ti spara veramente... Da un lato va bene, a me del virus non me ne fregava assolutamente nulla. Però... Resisti! Posso farcela! Ma sta crollando tutto! Lasciami! Zitta, ti tengo! Non me lo merito. Non farlo. Madre mia. Buona fortuna, Leon. Cavolo. No! Madò, che cavolo è successo? Cioè, tutto nel giro di pochissimo tempo abbiamo scoperto che Ada non era dell'FBI, era una dannata bugiarda e che era una mercenaria che voleva il virus soltanto per venderselo e farsi un sacco di soldi, che quindi probabilmente il bacio, insomma, e l'interesse per noi erano soltanto un mezzo per far sì che noi recuperassimo sto benedetto virus G. E dopo tutto... lei avrebbe potuto spararci, ragazzi, ammazzarci e prendere il campione del virus G, ma non l'ha fatto. Quindi, questo fondamentalmente voleva dire che effettivamente un po' ci teneva a noi. Che diamine, che diamine. Accidenti, che diamine. Ok, allora, appena visto che c'è un timer, ragazzi, un conto alla rovescia e... per fuggire via da qua abbiamo meno di 10 minuti. Mio Dio. Ok. Prepariamoci. Cosa sta succedendo là sotto? Vabbè, giustamente si sta autodistruggendo tutto, quindi come pretendiamo che stia, se sia ridotto questo posto? Allora, questa è chiusa e... quanto sono stupida, ragazzi, qua c'era l'ascensore aperto, ho perso soltanto tempo. Vabbè, lasciamo perdere, va? Questo è stato lo shock, il trauma insomma, dell'aver visto questa scena così straziante. Ma che siamo andati verso le fiamme dell'inferno? Mio Dio. Ok, sì, ho capito. Quanto è lento sto ascensore. Vedete, quando si hanno i minuti contati, ragazzi, sembra tutto dannatamente lento. Sì. Grazie, lo vedo scritto così grosso proprio davanti ai miei occhi. Grazie di cuore. Chissà perché. Temo che la fuga... ecco, sarà complicata da qualcosa. Chi è? Che c'è qui? Claire, oh! Leon! Sei qui anche tu? Sì. Ma sta per crollare tutto. Senti, devi andartene. In fretta. Lo so. C'è una via di fuga. Possiamo farcela.
Claire, ci sei ancora? Leon! Ehi, Leon, non ti sento! Non aspettarmi! Mettiti in salvo! Questa musica. Perché sta musica? Oddio, non mi piace per niente. Allora, c'era una cosa che potevo prenderli, lo sapevo, non l'ho presa. Ok. Ansietta assoluta, go go, oddio. Ok. Oh mio Dio. Ma qualcosa sta succedendo però, eh. Cioè, oltre all'autodistruzione, dico. Oh merda, è questo? No, che cavolo! Ce n'è più di uno. Ma che... Dove cazzo la devo andare? Beh, di qua, credo, no? Via fuoco, grazie. Salve, scusate ragazzi, ma ho estrema fretta. Non è che posso star presso a voi. Perché le piante sono un po' stressate del mondo qui, accidenti. Con tutto sto poco che c'è sta, pure le piante. Oh! Oddio raga, vabbè. Tutto questo mi sta mettendo. Dove cazzo spucchi? Bella domanda, dov'è? Sì, scusa, ma ci avrei una certa fretta. E dovresti avercela pure tu. No, ragazzi, non c'ho tempo, No. Interrotta la registrazione. Non ho tempo, raga. No. Oddio, salta Rio, salta, cadi. Perché, ma sto coso non muore mai. Ok, calma, sangue freddo. Calma, sangue freddo. Abbiamo pochissimi minuti. Oh mio Dio, ok. Abbiamo pochissimi minuti, ragazzi. Qua accesso di nuovo alla cassa, ma penso che resterò così. Possiamo prendere altri colpi per pistola. Questo cosa cavolo è? A che serve? Non posso prenderlo. Ragazzi, oddio, non vorrei perdere tempo, ve lo giuro, ma non so se è un affare per un'arma, non lo so, o per qualcosa. Non lo so, vediamo se si può combinare con qualche arma, ma... Aspettate, esaminiamolo un attimo. Un grosso connettore elettrico necessario per attivare qualcosa nel nest. Ah, ok, non serve come arma. Cavolo. Io non so se sto braccialetto serve ancora, in effetti, però non ha alcuna spunta. Quindi non so, ragazzi, non so. C'ho solo una bombola spray. Cavolo, va bene, dai, va bene così. Oddio, servirà qua? Serve qua. Sì, ho capito. Ci sto. Minuti, alla detonazione. Oh, ma 6 minuti o già sta detonando? Perché qua continua a esplodere tutto. Oddio. Oh. Era la sua ultima forma, pure lui. Ma posso ammazzare? Oddio, si è pure incazzato. Ma ti posso ammazzare in qualche modo? Vai alla concia di tua ormana. Sì, vabbè, sì. Boom e boom. Ti devi calmare. Oh, ragazzi, io penso di... che non gli sto facendo assolutamente niente, quindi... Ma scherzi, schifo, ma pure tu c'hai le unghie lunghe, ma che è una caratteristica? No, allora... sto sbagliando qualcosa, questo è poco ma sicuro, perché... Oddio... Non so, ragazzi... Non so minimamente cosa fare con quest'essere, non lo so...
Oh merda. Oh merda. Oh, qua sta crollando tutto, eh. Io non so, ragazzi, cosa fare. Perché nulla gli fa niente, ovviamente. E... sto per morire. Sto per morire e c'è poco tempo. C'è poco tempo. Se gli do ancora più fuoco. Oh merda. Non va bene. No, 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 no. Sta buono. Mazza che schifo che fa. Ammazza che schifo che fa, mica l'avevo visto. Morto. Oddio mio, raga, ma che è sta roba? Assolutamente terrificante. Meravigliosamente terrificante, accidenti. Un ruggito assordante è l'unico avviso che Super Tyrant ti darà prima di sferrare un attacco micidiale. Colpiscilo con tutto ciò che hai e fermalo prima che sia troppo tardi. Fermalo che sia prima che sia troppo tardi. Cioè io gli sparo. Non gli faccio assolutamente niente. Ok, saltiamo pure la scena, ragazzi. Aiuto. Io devo cercare di stargli alla larga. Aia. Allora, una cosa che ho notato, ragazzi, adesso è che ha il cuore comunque in bella vista. Magari qualcosa gli faccio, no? Magari qualcosa. Aia, porca vacca miseria. È possibile che non riesca a evitarlo? Aiuto. Oh, cazzarola vacca miseria. Allora, ecco, vedete, adesso mi è rimasto soltanto uno spray medico. Cosa proprio fantastica, meravigliosa. Vabbè. Madre mia. Allora, amico, riesce a spaccare pure i massi. Io che speravo di nascondermi dietro i massi. No. Oh, non va bene, no. Non va bene, no. Ma come cazzo non l'ho edito? Come l'ho edito? Sto sbagliando qualcosa, ragazzi. Questo è evidente. Visto che abbiamo la possibilità di accedere alla cassa, ragazzi, fatemi vedere un attimo come regolarmi. Io penso di poter mettere da parte, ragazzi, questo combustibile, perché penso che fondamentalmente il lanciafiamme adesso non mi serva più di tanto e spero di poter mettere da parte questo affare qua per prendere ovviamente uno spray medico e una miscela di piante. Io non credo di avere... altre soluzioni. Queste granate stordenti, non ci avevo pensato. Magari potrei provare a usarle, ragazzi. Detonazione. Vedremo. Oddio, mamma mia. Allora, io mi devo ricordare. Ok, devo cercare. Oh, merda, troppo vicino. Cavolo. Devo cercare di ricordarmi come si usano le granate stordenti. Bella domanda, Leo, me lo sto chiedendo da 20 minuti. Cavolo. Madonna Gesù. Che musica epica, ragazzi. Ok, con L1, perfetto. Buona a sapersi. Non so come ho fatto a evitarlo, ragazzi. È stato un miracolo. Oh, non c'ho più colpi. Ok, non ci ho fatto caso. Ok, proviamo. Oh, l'ho fermato, ragazzi. L'ho fermato. Ottima cosa. Aia, la comincia di saputa di tua romana. Oh merda. Oh,
veramente tragica. What the hell? Ora siamo pari. Da dove è sbucato questo? No, 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 fermi tutti! Come ha fatto a salvarsi? Come ha fatto a salvarsi? Oh, Emma, vattene a fare. Ma perché mo mi hai rotto tre quarti di minchia? State fermo! Mi chiedo passato uno, finalmente, finalmente! Ti vedo maciullato a metà, finalmente! Era ora, cazzarola! Finalmente, oh mio Dio, e ora dove cazzarola state sbucando? Via, show, fatemi passare. Tu stai fermo lì. Raga, ma Ada, Ada, come cavolo ha fatto a sopravvivere? L'ho vista precipitare con questi occhi. Salta, Leo. Tieniti, tieniti, tieniti. Spettacolo. No, ma come ha fatto Ada a salvarsi? Questa adesso resterà la mia domanda per i prossimi 3 giorni. Incredibile, mi manca. Oh, cucciolo. Lui continuerà a pensare che è morta. Oh. Questa chi è? Ehi! Ciao, Claire! Che entusiasmo! È fatta! Non me la fate vedere! L'avevo detto! E quella chi è? Oh, vabbè, no, raga, alziamo le mani e poi mettiamoci ad applaudire! Wow! Allora raga, che dire, incredibile ma vero. Ho terminato Resident Evil 2. So benissimo ragazzi che non l'ho terminato al 100%, che di sicuro ho lasciato tantissime cose indietro, tantissime cose non risolte, tantissimi oggetti e tutto il resto appresso. Ma questo adesso a me non interessa. A me interessa che credo proprio che questo remake, ragazzi, sia bello, come tutti gli amanti di Resident Evil hanno assolutamente confermato. Spettacolare, ragazzi, che dire. Secondo me uno dei giochi più belli che ho giocato negli ultimi tempi, perché sì, si tratta di un horror, ma si tratta anche comunque di un gioco d'azione e anche di un gioco comunque ricco di enigmi da dover risolvere. Insomma, è un insieme di tante cose che lo rende assolutamente speciale. È veramente stato fantastico, ragazzi, e io sicuramente vorrò rigiocarlo. Adesso so benissimo che molti di voi mi diranno che per vedere il vero finale, o perlomeno tutto il finale, dovrei appunto giocare la storia con Claire, e vi dico, ragazzi, che però molto probabilmente non la porterò come serie sul canale, perché comunque già, ragazzi, ci ho dedicato una serie intera, quindi farla di nuovo so che magari potrebbe farvi piacere, ma magari sarebbe adesso il caso comunque di cambiare un pochettino. L'idea di portarlo in live non sarebbe male, per cui sicuramente ci farò un pensiero, ragazzi. Che dire del resto del gioco, ragazzi? Graficamente comunque è molto godibile, è molto bello, e il sistema di combattimento, insomma le armi, il miglioramento, la meccanica di poter combinare gli oggetti, veramente ragazzi le meccaniche di questo gioco mi sono piaciute veramente veramente molto, perché comunque è tutto estremamente intuitivo, ma comunque in alcuni casi bisogna prestare particolare attenzione ai dettagli, perché Resident Evil è anche questo, mi sembra di aver capito. La minima attenzione ai dettagli, perché magari un dettaglio può significare procedere o comunque scoprire nuove cose, insomma. Ah,
tante meccaniche, ragazzi, che lo rendono unico, che lo rendono veramente speciale nel suo genere. La storia comunque è molto intrigante di per sé, anche se fondamentalmente molto semplice, perché comunque appunto si tratta di dover andare a ripescare sto benedetto virus G, o comunque per distruggerlo per quello che è. Comunque la trama fondamentalmente di per sé è molto semplice, però molto bella, ragazzi. A me la storia mi ha acchiappato, e non ci sono poi così tanti personaggi, ma quelli che ci sono penso proprio che siano comunque ben caratterizzati. Mi sono affezionata tantissimo ovviamente al nostro protagonista, a Leo, che sicuramente mi mancherà, ragazzi, come mi sono mancati altri protagonisti di altri giochi, per esempio Seb di The Evil Within. Dal punto di vista sonoro, ragazzi, spettacolare, le musiche, gli effetti sonori veramente top, e anche la caratterizzazione dei nemici, ragazzi, veramente spettacolare. Cioè, tipo, quest'ultimo boss, o perlomeno, per esempio, ragazzi, Birkin, nei suoi vari aspetti, nelle sue varie fasi mostruose, cioè, veramente spettacolare. Penso che se continuasse a fare questo gioco non farei altro che ripetermi, e quindi io direi che a questo gioco, ragazzi, mi sento di dargli un 10, e ritenetemi esagerata, insomma, ma sinceramente mi sento di dargli questo voto qua, perché siamo ad alti livelli, ragazzi, è stato veramente spettacolare, mi è piaciuto veramente troppo. Ovviamente, ragazzi, aspetto di sapere i vostri pareri qua sotto in commento, e con tristezza che comunque dico che quindi questo video e questa serie terminano qui. Nei prossimi giorni, ragazzi, penso che comunque darò il via a una piccola raccolta fondi per poter acquistare il prossimo gioco horror, e vi annuncio già, ragazzi, che sono indecisa fra Layers of Fear 2 e Blair Witch, entrambi giochi horror che ho sentito dire sembrano essere veramente molto validi. Per cui, ragazzi, io aspetto qua sotto nei commenti anche la vostra scelta, nel senso, fatemi sapere voi cosa preferireste vedere fra questi due giochi. Ci aggiorniamo quindi, ragazzi, sui social come sempre, e anche magari qua nella community di YouTube, su Facebook, insomma un pochettino dappertutto. Quindi, ragazzi, grazie veramente di cuore a tutti voi che avete sostenuto con così tanto calore questa serie, perché, ragazzi, questa serie veramente è andata davvero molto bene e io ne sono veramente molto orgogliosa. Quindi grazie a tutti, un saluto, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! E ovviamente devo aspettare che finiscano i titoli di coda per vedere se c'è qualcosa alla fine. Vediamo un pochettino se c'è qualcosa di nascosto. Non è che era un'anticipazione, ragazzi, di Resident Evil 3 Remake, vero? Che adesso ovviamente, ragazzi, sto aspettando con estrema trepidazione. Storia completata, modalità assistita, tempo impiegato 8 ore e 10. Pensavo più tempo, sinceramente. B sarà il voto forse che mi hanno dato. Per cui, ok. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!